Ciao a tutti ragazzi, io sono Vergens di Gaming Tonight e benvenuti in questo nuovo video. Oggi ragazzi parliamo di un nuovo mazzo, ovvero un mazzo che è stato presentato dopo essere stato fatto vedere nell'anime di V-Reigns e che un po' di gente stava aspettando, dai. Parliamo di San Avalon. Che cos'è San Avalon? Ma nel frattempo mi sa che abbasso un po' la videocamera. San Avalon è questo mazzo pianta, quindi basato soltanto su mostri pianta, che è legato anche all'archetipo Sunvine, come potete vedere qua. L'utilizza Spectre. In ogni caso, io direi che si può tranquillamente cominciare e cominciamo a vedere Sunseed Genius Loci, che sostanzialmente, ragazzi, è il mostro normale. Sì, perché San Avalon è un mazzo che si basa su un mostro normale e sul supportare quel mosso normale, fare cose con quel mosso normale. Sì, nel 2020 un mazzo con dei link che si basa su un giallone. È carina come cosa, devo dire. Terra pianta di livello 1, 0 d'attacco, 600 di difesa. Quindi lui è il mostro base, mettiamola così. Prossimo, Sunseed Shadow. Ovviamente non sono uscite tutte le carte dell'archetipo, ragazzi, non sono ancora state presentate tutte. Sunseed Shadow, che è un mostro terra pianta con effetto di livello 1, attacco 0, difesa 400. L'effetto dice che se controlli un mostro pianta normale puoi evocare specialmente questa carta dalla tua mano. Ci sta, assolutamente. Puoi bandire questa carta dal tuo cimitero e targettare uno dei tuoi link 2 linkati o inferiore, San Avalon o Sunvine di costo. Evoca specialmente un mostro con lo stesso nome dal tuo Hexadeck, ma nega i suoi effetti. Inoltre non puoi evocare mostri specialmente per il resto del turno, eccetto mostri pianta. Puoi utilizzare ogni effetto una volta per turno. Quindi sostanzialmente targettiamo un mostro linkato, link 2 o inferiore, San Avalon o Sunvine, evochiamo specialmente un mostro con lo stesso nome dell'Hexadeck, ma gli neghiamo gli effetti. Carina come carta. E infine abbiamo Sunseed Twin, che è un mostro terra pianta, tutto terra pianta praticamente, livello 2, 0 d'attacco, 800 di difesa. Se questa carta viene evocata nel momento specialmente mentre controlli un mostro link San Avalon, puoi targettare, scegliere come bersaglio un mostro di livello 4 o inferiore pianta nel tuo cimitero normale, quindi il giallone di prima. Lo evochi specialmente, targhetti di costo, lo evochi specialmente di effetto. Puoi bandire questa carta dal tuo cimitero e un mostro link che controlli di costo. Se hai due o più mostri pianta link con lo stesso nome nel cimitero, puoi evocare specialmente uno di essi. Puoi utilizzare ogni effetto una volta per turno. Questi sono i tre Sunseed presentati, abbastanza carini. Passiamo all'altro reparto, i Sunvine. Cominciamo da Sunvine Gardener, mostro link 1, terra pianta link. Punta in alto e ha 600 di attacco. È un link 1 che vuole un mostro pianta normale. Se uno o più mostri San Avalon link che controlli lasciano il terreno da effetto di carte, distruggi questa carta. Quando viene dichiarato un attacco che coinvolge questa carta linkata a un mostro link San Avalon e un mostro dell'avversario, puoi attivare questo effetto. Il danno da battaglia che prendi viene dimezzato. Quando questa carta viene distrutta in battaglia, puoi attivare questo effetto. Termina la battle phase dopo il damage step. Carino come mostro, di sicuro non ti andranno ad attaccare lui, ma va bene. Sunvine Healer. Terra, link 1, pianta, mostro con effetto, 600 di attacco. Vuole un mostro pianta normale e l'effetto dice che se uno più mostri San Avalon che controlli lasciano il terreno l'effetto di carte, distruggi questa carta. Se questa carta viene evocata specialmente, puoi targettare un mostro link San Avalon sul terreno, guadagni life points pari al suo link rating per 300. Quando un tuo mostro link pianta infligge danno al combattimento al tuo avversario, puoi guadagnare 600 life points. Beh, carino, ci sta. Niente di che come cosa, per carità, però ci sta. Non è costrutto, ma è buono.
Successivamente abbiamo Sunvine Maiden. Questo è l'unico Sunvine che non è un mostro Link al momento. Mostro terra pianta, livello 1, attacco 0, difesa 0. Quando il tuo avversario attiva una carta o effetto che targetta uno o più mostri pianta che controlli, che sono stati evocati specialmente all'Alexa Deck, effetto rapido, puoi evocare specialmente questa carta dalla tua mano. E se lo fai, nega quell'effetto. Ci sta, ottima come entrata, come effetto di entrata. Puoi utilizzare ogni effetto di Sunvine Maiden una volta per turno. Il tuo avversario non può scegliere come bersaglio magie e trappole che controlli San Avalon o Sunvine con effetti di carte. Quindi ci sta assolutamente, le magie sono molto importanti per questo mazzo, anche perché i mostri avete notato che sono abbastanza meh. Sunvine Thresher, questo teoricamente dovrebbe essere il boss monster del mazzo. Mostro terra pianta Link, Link 1 ovviamente, che vuole un mostro normale per essere evocato pianta. Punta in basso, 800 di attacco. Se uno o più mostri Link San Avalon che controlli lasciano il terreno da effetto di carte, distruggi questa carta. Standard. Se questa carta viene evocata specialmente, puoi scegliere come bersaglio un mostro Link San Avalon sul terreno di costo. Questa carta guadagna attacco equivalente al suo Link rating per 800. Quando questa carta distrugge un mostro dell'avversario in battaglia, lo manda al cimitero e lo manda al cimitero, quindi tutto macrocosmo non parte, puoi evocare specialmente quel mostro in una zona puntata da un mostro Link, maniga i suoi effetti. Ci sta, buono, se spacchiamo uno ce lo evochiamo. Punto è, i mostri sono piccoli. Sì, ok, potrebbe potenzialmente arrivare a molto di attacco, però il mazzo di per sé è fallimentare, ma va bene. Sunvine Shrine, magia continua. È la magia più importante del mazzo. E quindi magia continua, attiva questa carta mandando una carta dalla tua mano al cimitero mentre controlli un mostro Link San Avalon. Non puoi evocare specialmente mostri dal tuo Hexadeck eccetto mostri pianta. Una volta per turno puoi evocare specialmente un mostro di livello 4 inferiore pianta normale dal tuo cimitero. Quindi, prima cosa, un reborn, ci sta. Durante l'end phase del tuo avversario puoi mandare questa carta scoperta dalla zona terreno al cimitero e targettare una trappola continua nel tuo cimitero. Mettitela coperta nelle zone magia e trappola. Ci sta assolutamente, l'effetto dell'end phase è praticamente un multiruolo più debole perché setta nella end phase dell'avversario che ti limita le giocate da primo, non è buona come cosa, ma va bene. E finalmente arriviamo ai mostri San Avalon, ovvero i mostri Link del mazzo, per eccellenza. Terra, pianta, mostro Link con effetto, lui è Dryades, punta negli angoli in basso, 0 di attacco, Link 2, vuole due mostri pianta, incluso un mostro Link San Avalon. Cosa molto importante, ragazzi, tutti i mostri San Avalon hanno 0 di attacco. Va bene. Non può essere scelto come bersaglio per attacchi, ma ciò non previene che tu possa essere attaccato direttamente. Quindi sostanzialmente se hai lui sul terreno soltanto, puoi comunque essere attaccato direttamente. Fino a 2 volte per turno, se prendi danno alla battaglia o l'effetto, puoi guadagnare quella montata di life points e se lo fai evoca specialmente un mostro Sunvine dal tuo Hexadeck, che ci sta come cosa abbastanza carina, insomma. San Avalon Dryanome, terra pianta mostro Link, Link 3 che punta con le tre frecce in basso, vuole due o più mostri pianta, questo è già più generico, non può essere scelto come bersaglio da attacchi, ma ciò non previene che il tuo bersaglio ti possa attaccare direttamente. Fino a 3 volte per turno, se prendi danno alla battaglia o l'effetto, puoi guadagnare quella montata di life points e se lo fai, evoca specialmente un mostro Sunvine dal tuo Hexadeck. Una volta per turno, quando un mostro puntato da questa carta viene scelto come bersaglio di un attacco, puoi negare quell'attacco e se lo fai, sposta quel mostro che controlli in un'altra tua zona mostri main. Ci sta, buona come carta. Assolutamente non limitata a once per turno, addirittura il primo effetto 3 volte per turno, va bene.
va benissimo, tanto il mazzo, ragazzi, fa poco, mettiamola così. E poi abbiamo il piccolino, Sun Avalon Dryas. Terra, pianta, Link, mostro con effetto, Link 1, punta in basso, e vuole un mostro di livello 4 o inferiore, pianta, quindi tranquillamente il giallone Sun Seed. Se questa carta viene evocata Link nella zona mostri extra utilizzando Sun Seed Genius Loci, appunto, come materiale, puoi aggiungere una Sunvine Spell Trap dal tuo deck alla tua mano. Al momento, come Sunvine, abbiamo soltanto la magia continua. Non può essere targettata da attacchi, ma ciò non previene che tu possa essere attaccato direttamente una volta per turno. Se prendi danno da battaglia all'effetto, puoi guadagnare quella montata di life points e, se lo fai, evoca specialmente un mosso Sunvine dal tuo Hexadeck. Insomma, standard. Infine, ragazzi, abbiamo la trappola Sun Avalon Bloom, trappola continua. Quando questa carta viene attivata, se controlli un mosso Link 4 o superiore, pianta, nega gli effetti di tutti i mostri face up che il tuo avversario controlla. Durante il damage calculation, o del calcolo dei danni, se un tuo mostro pianta Link combatte, puoi far guadagnare attacco a quel mostro pari all'attacco totale di tutti i mostri ai quali punta fino alla fine di questo turno, anche se questa carta lascia il terreno. Puoi utilizzare questo effetto una volta per turno. Puoi attivare soltanto una Sun Avalon Bloom per turno, quindi limitatissima. Ci sta, una bella protezione, assolutamente molto 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 simpatica come carta. Ovviamente, ragazzi, esiste anche Link 4, non vi preoccupate. Sun Avalon Dryatrentia, oddio benedetto, Dryatrentiai. È un mostro, ovviamente, terra, pianta, Link 4, che punta in basso con tutte e tre le frecce e in alto con la freccia centrale. Vuole due o più mostri Link, e con la scala di evocazioni che fa il mazzo ci sta assolutamente, è buono, cioè non lo fa in un turno, ma lo può fare. Se questa carta viene evocata Link, puoi aggiungere una Spell Trap Sun Avalon dal tuo deck alla tua mano. Non può essere distrutto da effetti di carte del tuo avversario. Inoltre, non può essere scelto come bersaglio gli attacchi, ma ciò non previene dal fatto che tu possa essere attaccato direttamente. Puoi tributare un mosso Link puntato da questa carta di costo. Distruggi carte che il tuo avversario controlla fino al Link rating del mosso tributato. Questo vuol dire che se tributiamo un Link 3, spacchiamo 3. Standard, cioè ci sta assolutamente. È da notare come l'escalation dell'albero diventi da un albero del cazzo fino a un albero enorme, gigante, con i fiori e anche i tentacoli addirittura. E niente, questo è tutto Sun Avalon, ragazzi, cioè, o meglio, è Sun Avalon misto a Sun Seed, misto a Sun Vine, misto a Stoka. Insomma, sono non poche carte presentate. Abbiamo la bellezza di 13 carte presentate. Però, ragazzi, il mazzo fin dall'anime non mi ha mai dato un'impressione di porca troia che è forte. Il mazzo ha un sacco di pecche. La prima principale è il fatto che si basi su un mostro normale. Va bene. Secondo me è abbastanza fallimentare. Sarà meta or meme questo mazzo? Meme. Ma senza pensarci due volte. Al momento. Poi nel caso in futuro gli fanno, cazzo ne so, una carta che fa da dragone ed è immune a tutto e non è tributabile, non la togli mai sul terreno, indistruttibile in battaglia, e quindi di conseguenza dici porca troia che forte. Però adesso non dici porca troia che forte, adesso dici porca troia che me. È letteralmente la cosa peggiore mostrata nella Selection 10. Wow! Quindi, ok, però il mazzo lo aspettavano in tanti, e quindi di conseguenza... ci sta, cioè, è buono, è un mazzo che è uscito dall'anime e adesso viene a fare schifo nella vita vera. In ogni caso, ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Mi raccomando, scrivetemi cosa ne pensate di questo Sun Avalon qua sotto nei commenti. E niente,
Noi ci vediamo domani alle 15 con un nuovo video. Ciao ragazzi.